Eccoci qua. Grazie per l'attesa, grazie a te, sorellina. No, 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 vattene. Oh. Mi aspettavo più morbida la pera, cazzo, è durissima. Ce l'ho ancora attivo, vero il repellente? Spero di sì. Da che lato ci andava? Sapete che non ricordo? Antipatico. Ciao Piero Sensitivo, no. Cioè, zio, mi dispiace ma devi cambiare lavoro. Perché se ti chiami Piero e pensi di poter fare il sensitivo, sappi che nessuno ti riterrà credibile. Soltanto per il nome che hai. Quindi o ti inventi un nome d'arte o cambi lavoro. Vai Rodolfo. Champ. Cosa sto mangiando? Una pera, raga. È una peretta. Ciao la Kazam. Ti faccio fuori con sgranocchio. Alla grande anche. Paone. Pietra taglio. Grazie Rico Fico per la sub col Prime, benvenuto, bello, un bacione. Spamore di cuoricini in chat per te. Ciao tizioso, sì, è una pera. Ma sì, dai. Ho già sdoppiatore e terremoto che ci pensano a fare dei danni ingenti. Assicurati. Pietra taglio serve se devo ittare duramente qualcuno che ha una chiara debolezza. Erano enormi oggi le pere al supermercato, infatti ne ho preso un paio. Attacca lite? No. Cazzo, attacca lite è un MT. Ecco perché i miei genitori la conoscevano entrambi. Poi dopo il divorzio mi sa che hanno livellato però, perché non la usavano più. Che cosa stupida, scusatemi. Era pessima, chiedo scusa. Ciao, buonanotte a chi sta andando intanto.
Ma hanno tutti i numeri terribili. Cioè, allora, abbiamo Torquato, abbiamo Ugo, Vincenzino, Carlo, Teresa e... Rodolfo. Giustamente Rodolfo. Vai tranquilla, Elena, caso. No, ma la cosa ridicola di Vincenzino è che ce l'ha un Torterra, che è un big Pokémon. Bastardo che mi prepotta. Danza spadami. Tranquillo, Roddy. Mo' ci pensiamo con botte in testa. Rodolfo mi farà vincere la Lega. Devo andare una bacca a cetro. Cazzo, Panciamburo. Panciamburo. La impara? Non la impara. Non la impara. Mi sa. O quantomeno non lo vedo nella lista. No. Maledizione potrebbe essere un po' rischiosa. No. Come non detto. Big Chomp. Un salutone agli amici di Tearless Live che ci stanno seguendo e si stanno rompendo i coglioni di peso proprio. Ma cazzo devo andare? Di qua? Qua. Ciao Fantallen. Ma sì, raga, su Tearless Live, il secondo canale YouTube, che è quello dove ricarico praticamente tutti quanti i gameplay o editati in maniera tutto sommato chill, tipo quelli di FIFA, che sono proprio delle sintesi, ma molto tranquille, senza editing, proprio giusto i tagli. Oppure vengono caricate uncut come quelle di Pokémon, che per l'appunto sta uscendo senza tagli. Ho caricato i primi 3 episodi, venerdì esce il quarto. Ciao Bliss, intanto. Madonna. Bliss ci metteremo 16 anni.
Aspetta, ti do ultimo canto e poi me ne vado. Aia. Poi in realtà me lo leggi anche bene. C'è da dire. Vai Teresa. Comunque sì, finisci su Tearless Live, come tutta quanta la serie. Sì, sì, usa pure Cova Uova tu. Per recuperare quel tuo singolo PS che non ti servirà a niente recuperare. Guarda, uso lucidatura giusto perché sono un pirla. Mi lucido la pelata, tiè. Ma se mi farà 2 di danno... O 3 di danno, scusami, perderà un PS... Dai, mi lucido di nuovo. Dai, lucidiamoci di nuovo. No, ma tanto ho usato ultimo canto. Mo ci muore. Bellina l'animazione di incantavoce con Blissey. Ciao. Ciao Carlo, ciao Torquato. Tutti al 54, tranne Vincenzino al 56. Buono. Tanto sapete che non ricordo quanto cazzo fosse lunga sta via Vittoria? Non ne ho memoria. Potrebbe essere un po' più lunga del previsto. Però fuck, devo cambiare la marcia la bicicletta. Aha. Etere Max, non male. Ruka, ci proverò, ma non andrà affatto bene, già lo so, eh. Allora, io avrei diritto a una cattura nella via Vittoria, non la sto manco sfruttando. Ah, vabbè, sti gran cazzi. Ci proverò, ma probabilmente non andrà bene, allora siccome dovrò rivedermi un attimo il team... Dovrò recuperarlo un altro giorno. Dai, Gilberto Fantallenatore, con che cazzo di numero stai dicendo? La smettete di mettermi in campo Pokémon contro cui Torquato non può fare nulla? Che palle, tu diventi volante, roccia o fuoco? Che due coglioni. Dov'è Vincenzino? Il Pokédex lo completerò post... main storyline e post game. Bravo Vincenzino. Quindi faremo tutto quanto il main game, che se non finiamo oggi finiamo sabato per l'appunto. E una volta battuta la Lega, il resto della live lo dedicheremo a esplorare le nuove zone, cercare di catturare nuovi leggendari. E poi pian piano tutto il resto, cioè poi pian piano faremo tutto quanto il Living Dex. Non so se lo faremo in live o meno. Parte sì magari, parte no, dipende da cosa voglio fare quel giorno. Se c'è un giorno in cui dico, oh cazzo, non so cosa fare, giochiamo un po' a Pokémon. Facciamo un po' di just chatting con il Living Dex in sottofondo. Come farò? Me li faccio scambiare dai sub, magari. Cioè li si scambia a vicenda e via. Ciao, Carnivine. Allora, quello che avevamo fatto con Spada e Scudo 2 anni fa. Ma stordiraggio è il 55, impari, Ugo. Dai, per favore. Ecco, verde bufera no, perché è speciale, non mi serve.
Però Rampardo è un Pokémon di merda da mandarmi in campo. Quindi riswitcha. Vai Vincenzino. E via. Comunque sì, avevamo fatto così. Ah, tra l'altro il breeding su sto gioco è rapido come... Grazie. È rapido come quello di Sword and Shield oppure no? Madonna, i flashback di Pedro con Rampardos. Cioè, è rapido, ci mette poco. Se ci mette poco allora va bene. Ma perché non ho voglia di passare le ore ad aspettare che si attizzino per fare il sesp e riprodursi. Che palle, cioè trombate e basta. Siete dentro la pensione Pokémon letteralmente per quello. No, vero, ho fatto la puttanata qua. Sì. Rientriamo, riusciamo. Appunto, ho detto che tornano a me. Oh sì. Ha davvero segnato un Messias con l'Atletico. Cazzo, che uomo. Che bello quando succedono queste cose. Mi piacciono un botto. Sposta! Permesso. Ok, quindi qua io dovrei spostare... Magari non si può neanche passare, eh? Mmm. No, qua non si può passare. Da sotto ci passi, da sopra no. Come posso? Allora, se sposto questa in basso... Ah, sì, è vero. Ci avete ragione, cazzo. Siete proprio degli Eugeni. Non avevo pensato al fatto di poterla rispostare in su. Tearless Raptor, 0 IQ player. Zia, devo per forza passarti davanti alla vista, vero? Sì. Tristezza. Dai, Annina fantallenatrice. Dai, Anlix, muoviti. Tagli i capelli, ci assomiglia anche. Che cazzo di mallet, che donna. La invidio. Vorrei potermi fare anche io il mallet, ma non ho i capelli. E quindi va così. Torquato si innamora. Oh merda. No, che odio. È che ho 5 bei maschioni e una sola signorina. Merda. Oh, qualcuno di voi ha voglia di disegnare l'immagine con la signorina accanto alla quale, o meglio, cioè la signorina seduta sul divano con dietro i 5 omaccioni. Potete fare la stessa cosa con Teresa sul divano e gli altri miei Pokémon dietro, grazie. Sarebbe bellissimo. Aia. Terremoto e vai. Dovremmo tirarglielo giù. Per fortuna. Ti prego, non dimmi che hai un Pokémon di un altro typing, perché non ho voglia di switchare di nuovo. O quantomeno dimmi che hai un typing a cui... Stavo vincendo. Vai di sdoppiatore, vaffanculo. Brutto. Ciao Teresa, è stato bello. Per uno resiste? Resiste di suo o no? No, però. Dai, switcha. Buonasera, belli, ben arrivati. Allora, sto morendo. Sì, si usa pure terremoto, Pierletta. Aerasoio e Ciaone Torterra.
Che bellino Torterra che è. Ciao Annina, alla prossima, è stato bello. Allora, curiamoci tutti quelli che devono essere curati. Torquato. Pokémon inutile. Teresa. No, vabbè. Va bene uguale. No, più che altro mi sposto davanti Carlo a sto punto. Perché Torquato vedo che lo utilizzerò praticamente soltanto come... come sacrificio. Qua posso andare soltanto in alto. Però permesso. Ecco, la bicicletta l'hanno fatta male. La bicicletta si incastra in punti in cui non dovrebbe incastrarsi. Forse è perché si incastra nei modelli dei sassi. Ma è fatto proprio... Avevo letto Christian Veneto invece che veterano. Comunque, ecco, la bicicletta non è l'ideale. Non è che è bagatina, è che sbatte dove non dovrebbe. E comunque è incredibile come io abbia così tanta sfiga da non prendermi mai un Pokémon decente per affrontare il Pokémon di partenza degli altri. Ciao Andre, sì, mi piacerebbe. Poi si vedrà. Bravissimo. Piacerebbe, sicuramente lo inizierò in live, al massimo non lo finirò e via. Ok, Medicham è rotto. Medicham non colpisce danno da... cioè, no, Medicham non subisce danno da almeno 12 anni e mezzo. Non so come mai. Bellissimo. Ciao, è Poudon. Ho la natura di merda, Marco. Forse no. Forse ho la natura di merda. Semplicemente non mi ha ancora imparato mosse psicofisiche. E non psicofisiche in quel senso, ci siamo capiti, no? È Crobat quello che ha l'abilità di merda. E gli boosta l'attacco speciale invece che quello... anzi, e non solo quello, gli abbassa anche l'attacco fisico. Tristissimo. Hai letteralmente il doppio dell'attacco base grazie a abilità. What? Non l'avevo neanche mai notato. Oh. Dove si trova Psicotaglio? Ah, Medicham. Facciamo finta di non averlo visto. Ok, non impara più mosse. C'è anche Cozzata Zen, volendo. C'è Cozzata Zen. Ma dove si trova? Zen Head Boot Pokémon BD DBLP. Non lo sapevo. Beh, si scoprono cose nuove ogni giorno. Buonasera. No, non è che è Tearless Blind, che proprio non avevo neanche mai guardato. Non mi dice dove trovarla,
Oddio, in realtà no, posso semplicemente andare dal ricordamosse. Ma qua non sono di nuovo all'inizio. No, ci assomiglia però. Ciao, Camer. Penso. Non esiste. Introdotta in quarta generazione, ma mi sa dopo Diamante e Perla, a sto punto mi viene da pensare. Ciao amico, lottiamo. Sono un po'... Cioè, ho qualche livello in meno del dovuto, forse. Ok, quindi dovrei andare da ricordamosse. Qualcosa vado da ricordamosse e gliela do, perché potrebbe farmi davvero la differenza se ha così tanto attacco. Il fatto è che di squamacuore ne ho soltanto una. Che è quella. Aia. Che è. Se ne abbiamo una. Se non ne ho neanche una, devo tenermi quello, eh. No, non c'è come MT in quel senso, ragazzi. Non c'è come MT. In quel senso. Pidi, 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 pidi. Nota che sta andando belli, buonanotte. Anzi, di sto passo mi sa che manco io, cioè, andrò a fare la Lega. Perché non ricordo quanto manchi. Ma non mi sembra che manchi poco alla fine de della mia vittoria. Premesso che me la sto prendendo non lenta di più. Ciao, amico. Lei riesce a vedere il passato. Il suo amico di prima vedeva il futuro. Avevi previsto la sua sconfitta? La tua però non la puoi prevedere. C'è pure Barry prima della Lega. Cazzo. Chingling, ritira quella lingua. Tu non ce l'hai per davvero. Puoi far ripresa, va là. Bene. Vai di calci in volo su Chingling. Lo so che non è molto efficace, ma Chingling dovrebbe avere la difesa di... Ecco, di un grissino. Non è neanche di un grissino, i grissini sono più resistenti. Della sabbia. Come tirare un pugno su della sabbia che cade. Time show, stesso discorso. Forse un po' di più. Incredibile. No, bro, non farmi addormentare, ti prego. Tutto ma non il Resident Sleeper. Carlo, dobbiamo chiuderla con psicoraggio. Ma l'acqua può farti male. Cioè, l'acqua se la colpisci tu, magari ti fai anche male. La sabbia è proprio la trapassi. È come picchiare l'aria. Vai. Vai a usare un'altra cascata. Non so se sto tagliando, sto skippando cose. Nel caso, ops. Altrimenti, tu sembri una persona speciale. Ma non Ilaria. No, non Ilaria. Povera Ilaria. Ah, cazzo, è vero, avanzi. Giacomo Domadraghi. Va bene. No, non l'ho trovato ancora, avanzi. Calci in volo. No, l'unico attacco psico-fisico che impara è Cozzata Zen.
è l'unico per livello. Cazzo, più sapore tuono pugno, gelo pugno, fuoco pugno. Ma sai che... Guardate, piuttosto aspetterò per sistemarmi il moveset bene. Chi sei tu? Diventare ancora più forte, contentissimi Pokémon, questo è ciò che devi pensare. Seguimi così, vedrai che... Ok, punto sbagliato. Giriamo attorno. Affila artigli, questo è quello che vi serve per far evolvere... Weavile, sì, beh, Sneasel in Weavile. Che dopo la lega, ok, quindi devo andare in giù per forza e affrontare sto tizio. Ciao, Kamar. Dimmi. Che succede? So di pera. Mi piace... Guarda che grassona che si lecca la mia mano perché ho mangiato la pera ed è piena di tutti quanti i sughetti della pera. Mamma mia. Che cicciona. Che cicciona che sei. Ciao belli, buonasera. Ehi culona, vieni qua. Vuoi ancora un po' di succhino della pera? Lo so che non è grassa. Ma non è neanche grassa. Figuriamoci, anzi ha più pancia pinta. Se la si guarda. È che camera è proprio piazzata. Ma Brenda non può essere formosa. Taiwan sta da tutt'altra parte nel mondo. E poi come potrei tenere un'intera isola con milioni di persone in una singola casa? Un po' difficile. Scusa. Addirittura un follow, un sub, un mod. Guarda che Brenda si sta moddando. Avevo già il comando pronto, l'avevo già scritto. Mi sento meglio di nuovo col budget a moderatrice. vabbè. No, non è mica, non è mica sbagliato. Ah, ok, tu hai sbagliato la prima volta. Grande. Dove sono arrivato? Sono quasi alla fine della mia vittoria. Sono le 11, probabilmente, ragazzi... So che è stupido, ma probabilmente finiremo... Pokémon sabato. Perché domani voglio fare FIFA... E poi... venerdì c'è Minecraft. E quindi sì. C'è roba in qua, importante. Non lo so, andiamo a vedere. È stupido finirlo così in là, in quel senso, nel tempo. Quanto cazzo era grande sta cosa? Ah, oddio. Sono intelligente, ce l'ho fatta. Tutto questo casino per Nero Pulsar che neanche utilizzerò, va bene. È quello il discorso, no? Non so se voglio farla sabato pomeriggio. Si vedrà, si vedrà. Vediamo a che ora arriviamo alla lega. Ripeto, se
Se è troppo tardi, mi spiace, ma no. Se è ancora fattibile, sì. Ma dobbiamo prenderci almeno una mezz'oretta, per la Lega Pokémon. Dobbiamo prenderla in considerazione i minimi. 500 persone che sono qui adesso possono pur sempre tornare anche sabato pomeriggio alle 5. Orfeo Domadraghi, mi sa che siamo alla fine. Nero Pulsar è speciale, però in realtà è misto come attaccante. Quindi potrei darlo al posto di Morso. Potrebbe funzionare. Very nice. No, Brenda, non ha molto senso. Purtroppo. Vedo un gelopugno qua. Sarebbe stato male, eh? Vai, pietra taglio, deve andare a segno però, eh. Che uoma, cazzo. Che uoma, Teresa. Ma è tanto Gible che tiriamo giù con sdoppiatore. Poppatissimo anche lui. Digi Vincenzo, a me stanno dicendo di fare attenzione perché la campionessa sarà tosta. Però è vero, per il resto abbastanza. Cioè anche gli allenatori, basta avere in campo il Pokémon giusto e li fai fuori. Siamo arrivati? Siamo arrivati. Beh, c'è Barry da fare, no? Vediamo. Vedremo se la nostra squadra è all'altezza adesso sfidando senza nome. Ma che bella la Sagrada Famiglia. Ah, che bella la Sagrada Famiglia. Me la ricordavo proprio così, cazzo. Va bene. Curiamoci. No, proprio bella la Lega Pokémon così. Ok, allora, giusto for the lulz. Aspetta, magari parliamo comunque con lei. Mi dai soltanto le ball tu? Ah no, ok, stavo per dire. Ne ho 24. Tanto le posso dare soltanto fuori dalla battaglia. Quindi 30 siano. Revitalizzanti. Dammene altri 15. Allora, me ne posso numerare massimo 3 per Super 4, quindi 12. Pardon, 5 per Super 4, quindi 20. Tecnicamente. Ma fai 11, così non ci pensiamo più. Ormai sono avanzano. No. Addios. Sfidiamo senza nome. E poi per le meme la tento. E lui parte con Staraptor. Aia. Io parlo invece con... Parto invece con Carlo. Devo fare lo switch. Carlo, non vedo l'ora di scoprire la mia fantastica strategia. Guarda che te la faccio vedere. Oppala. Switch a Pokémon e metti in campo Golem. Ti è piaciuta? Bibi. Visto, gran tattica. Allora, pietra taglio. Zuffa, reggimelo, ti prego. Bravissima, Teresa. Gli droppa tutto. Ora deve soltanto hittare. Così è un KO assicurato. Minchia, 2 su 2, non è vero. Rimane su per la Focus Sash o per l'affetto? Alla Sash. Bastardo con la Sash.
Zuffa ancora. Brava Teresa che lo reggi. Ennesimo drop in difesa e difesa speciale. Sdoppiatore e va giù. L'affetto l'ho solo io. Allora sta cosa è bullshit. È bullshit, funziona tanto per me e non per gli altri. L'avessero anche gli altri, che sai, c'hai magari una percentuale più bassa rispetto a noi, ma ce l'hanno. Di salvarsi per quel motivo sarebbe figo. Il prossimo è Rose Raid, che probabilmente mi farà il culissimo. Spero di essere più veloce. Vado di... Quale è quello che mi fa più danno? Terremoto, forse. No, ok, è più veloce lui. Ritiro tutto. Pensavo fosse più veloce il mio golem. Vai, Ugo, è il tuo momento. No, credetemi che mi va bene così come sfida. Non ho bisogno di ulteriori cose. Cazzo, no, prendono poco danno per i Pokémon di Berry, eh. Uè, VGC! VGC senza nome, allora. Oh, ragazzi, ero overlivellato per tutto, ma sono underlivellato. Com'è possibile? Com'è successo? Lui ci proverà lo stesso. Grande Ugo. Heracross, teniamo ancora in campo Ugo. Volante per 4, ci sta. Ok, almeno quello. Ora sono curioso, però voglio provare. Ok, Floatzel potrebbe essere problematico. Avvelena in croce. Avvelenalo anche. No. Ouchies. Mamma mia, Ugo, che tank cazzo che sei. Che tank. Che giocatore, Ugo. Che giocatore. In realtà è un Pokémon, neanche un giocatore, ma tant'è. L'erba sparisce. No, fra. Cos'è successo? Chi è che se l'è finita tutta qua? Eh? Voglio i nomi. Non l'hanno neanche condivisa. Ecco Snorlax, magari. Supplica. Si è ciulato un item? Oh, stronzo. Vai, Carlo. L'ha presa sull'antidroga. Ah, l'ha presa la security guard di... della Lega Pokémon. Ah, ci sta. Allora, Carlo, so che stai per addormentarti. Mi piazzi un calcio in volo tattico. Bravissimo, hai fatto il tuo lavoro. Lo puoi anche fare la nanna. Pipo sleep. Pipipipi. Credo fermamente in lui, perciò non ho motivo di agitarmi. Ah, giusto, c'è Infernape anche. Ok. Questo potrebbe essere semi-problematico. Soprattutto perché sto dormendo. Svegliati. No. Rip Carlo, che nonostante stia dormendo rimane in piedi per il mio affetto. No. È rimasto proprio su di uno. Che culo. Ronf ronf. Oh, sentite, io ci provo. Grazie Carlo, alla prossima. Siamo arrivati alla Lega Pokémon, ragazzi. Stiamo affrontando il rivale. Vai. È il tuo momento, Rodolfo. Fatti valere, dimostra che sei più forte di tutto e tutti. Danza spada. Dimenticato di Zuffa. Rodolfo. Però è più veloce lui. Cazzo. Questo è un po' un problema, eh.
A meno che non si sia in speed tie. Beh, figurati. Vulcano sarà problematico. Guardate, perché Torquato non serve a niente. È un peso morto, letteralmente, quel cazzo di Cricketot. Va bene, grande Roddy. Hai fatto bene. Vai. Terremoto. Torterra, che cazzo di danno hai fatto? No, ormai Torquato non si cambia. Torquato fa parte del team. Non intendo abbandonarlo. Immagino di non essere pronto per la Lega Pokémon se perdo contro di te. Accidenti, ma stai in guardia. Diventerò più forte e vincerò una sfida dietro l'altra alla Lega. Vedrai, diventerò il campione, sono il più forte. Sì, contaci. Ciao, stronzo. Va bene, vado a curarmi. Ok, allora. Diamo un'occhiata, eh. Giusto per le meme. Lega Pokémon Sinnoh. Non ricordo il typing dei vari... Super 4, eh. Allora, Aaron, Terry, Vulcano, Luciano. Aaron ha i Pokémon di tipo Coleottero, ok, ci pensa Ugo. Terry ovviamente ce l'ha di tipo Terra, e qua stiamo a posto. Vulcano ce l'ha di tipo Fuoco, ok. E infine Luciano ce l'ha di tipo Psico. Lo Psico sarà... un po' complicato, eh? Ok. Dai, raga, allora, per i meme, per il meme, così per fare gli scemi, sapete cosa facciamo, mo? Salviamo. Non così. Facciamo salva tattico. Benissimo. E proviamo a entrare nella Lega Pokémon. Fammi controllare le sue carte regola? Sì. Ce le ho tutte, zio. Non serve che controlli. Ce l'ho già le cure, ce l'ho già le cure. Per lo psico, è vero, per lo psico Cricketune. Allenatrice, complimenti, è davvero tu tutta la medaglia di Sinnoh. Continua a farti vedere come hai fatto finora e conquista la gloria. Ma l'ippopotamo di Madagascar.